Benvenuti alla prima puntata di Open Sound Gold. Qui al microfono Luciano e Nicola oggi vi parleranno di un particolare gruppo che appartiene ad un giovane altrettanto particolare genere musicale. Si tratta dell'avant-garde metal. Inizio innanzitutto salutando il mio compagno di avventura per questa puntata, Nicolò. Ciao Luciano, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, come detto, oggi vogliamo parlarvi dell'avant-garde metal. La band che presentiamo oggi sono i Diablo Swing Orchestra, meglio noti come DSO. Ecco, ora Luciano ci spiegherà il genere musicale che presenteremo in questa puntata. Avanti Luciano, pensaci tu. Beh, il genere musicale a cui appartiene questo gruppo è un genere, come detto, che nasce alla fine degli anni Ottanta. All'interno di questo genere ritroviamo particolari sonorità, strumenti e tecniche di struttura grammaticale, dal punto di vista musicale si intende ovviamente. Rientra sempre comunque nel grande insieme che è quello dell'heavy metal, anche se le sue influenze sono peculiari. Infatti, ha influenze come free jazz, metal estremo, musica classica e anche elettronica. Adesso passiamo ad ascoltare, per rendere più chiaro questo concetto, due dei loro brani. Passiamo, quelli che state ascoltando, il Diablo Swing Orchestra. We'll be right back.
E questi erano i Diablo Swing Orchestra. Bene, continuiamo a parlare dell'avant-grade metal. L'esistenza infatti di questo genere musicale è stata spesso messa in discussione per via della sua complessità, dal momento che appunto non costituisce un genere vero e proprio nel senso stretto del termine, come invece avviene per gli altri generi come il rock, il metal o addirittura l'heavy metal. Ciò che invece dobbiamo prendere in considerazione è, scusate, come il termine stesso suggerisce, che l'avant-grade metal costituisce di per sé un movimento di avanguardia musicale. Bene, ora continuiamo ad ascoltare per conoscere meglio i Diablo Swing Orchestra. Yeah.
and everything that we'll do, my soul. Abbiamo appena ascoltato altri due brani dei Diablo Swing Orchestra, ora ritorniamo a parlare del genere musicale al quale appartengono. La fondamentale caratteristica predominante di questo genere musicale è la complessità stilistica. Infatti, a differenza di altri generi musicali heavy metal, possono essere riconosciuti dei tratti distintivi e caratterizzanti. L'avant-garde metal, scusate, si presenta come un insieme non chiaramente definito di sonorità e naturalmente di concezioni musicali. Proprio per questo motivo fornire una descrizione generale è particolarmente difficile. Pertanto vi lasciamo ad ascoltare ancora una volta altri due brani del loro album, del loro terzo album. State ascoltando i Diablo Swing Orchestra. Angelo, capelli d'angelo,
Bene, come mi diceva Luciano nel fuori onda, è opportuno precisare che non esistono delle caratteristiche ben precise, comunque comuni a tutti gli artisti che comunemente vengono definiti e raggruppati sotto la voce avant-garde metal. Infatti, ogni gruppo decide di sperimentare nuove sonorità o comunque di muoversi in direzioni diverse a seconda delle proprie intenzioni che, come potete comunque ben immaginare, possono risultare infinite. Allora, dopo questa piccola chicca sull'avant-garde metal, passiamo ad ascoltare altri due brani dei Diablo Swing Orchestra.
passiamo adesso alla spiegazione del termine avant-garde metal. Infatti, l'avant-garde metal non è altro che il corrispettivo in metal del rock sperimentale. Il nome stesso, avant-garde, termine inglese per avanguardia, fa senza dubbio riferimento all'unica caratteristica fondamentale di questo genere, di spingersi al di là dei canoni tipici di questa musica, proponendo nuove concezioni, idee, composizioni e sonorità, come finora abbiamo già detto. Non mancano influenze da altri, se non che svariati generi musicali, i quali tendono ad inserirsi e mescolarsi fra loro, a volte anche destrutturando le composizioni stesse. Ascolteremo altri due brani degli Swing Orchestra, come abbiamo finora fatto, per poi andare a parlare del gruppo, della sua nascita e della sua vita. State ascoltando i Diablo Swing Orchestra. Oh,
E adesso ritorniamo al soggetto di questa trasmissione, che non è tanto il genere musicale, ma quanto il Diablo Swing Orchestra. La formazione attuale del gruppo è composta da Daniel Hugson, chitarra, voce maschile, e Pontus Mantenfors, scusate, chitarrista, secondo chitarrista, Hans-Louis Leglund, voce femminile, ascolterete infatti la sua voce lirica nei vari brani, Andy Jensen, bassista, come violoncellista abbiamo Jens Bergion e come batterista infine Andrew Halmerson. E sono proprio loro, Luciano, che nel 2003 registrarono un EP intitolato Borderline Hymns, se non mi sbaglio, e grazie al quale ottennero un contatto con un'etichetta loro vicina, la Guillotine Grooves, che permise nel 2006 di pubblicare l'album che stiamo ascoltando, che allora fu immediatamente apprezzato per le sue sonorità e comunque per i suoi variegati arrangiamenti orchestrali, che comunque nell'ambiente del metal si vedono e si ascoltano nel symphonic come gli Apocalyptica. Sei d'accordo? Sì, esatto. Abbiamo parlato infatti dell'album The Bashers Ballroom. Ascolteremo altri due brani tratti da quest'album. Buon ascolto.
La band, o meglio l'orchestra, fino ad ascoltata, ha fornito sul proprio sito ufficiale una spiegazione sul nome e sulle origini della band, facendo riferimento ad un'omonima orchestra svedese condannata per la sua musica accattivante e peccaminosa ai tempi dell'Inquisizione. Questo racconto non ha riscontri storici particolari, ma può essere un'utile lettura per interpretare a fondo lo stile eclettico, esuberante ed innovativo della band. E così si conclude questa puntata di Open Sound Gold. Saluto il mio compagno di viaggio Nicola Orfeo. Sì, e mi lasci le ultime parole, così, grande assist di Luciano. Bene, allora io nel salutarvi vi ricordo il sito ufficiale di Radio Ovest 104, cioè www.radiovest104.it, e la pagina Facebook dove diventare fan per seguire tutte le ultime news della radio, cioè www.facebook.com/radiovest104. Bene, allora saluto e ringrazio Luciano Nania, che ha condotto con me questa puntata, Nicola Orfeo. sì, che sarei io. Bene, allora, alla prossima puntata vi lasciamo con i Diablo Swing Orchestra. Orchestra. See you.